Io sono veramente, veramente furioso. Non riesco neanche a spiegare quanto io sia su tutte le furie per l'ennesimo derby perso, per l'ennesima sconfitta contro la Juventus, che oramai lo sappiamo tutti è solo ed esclusivamente per colpa di giocatori come Jacopo Segre, queste spie bianconere, questi infiltrati juventini nella prima squadra che minano il cuore toro dall'interno. Basta ragazzi, ormai tutti quanti lo sappiamo, è ora di dire basta, di protestare. Tutti i tifosi del Toro devono farsi sentire, con la dirigenza, con Cairo, con Paratici, con Giampaolo, con chi volete. Basta, basta con questi infiltrati, basta con questi giocatori che non devono stare al Toro. Jacopo Segre, spiegaci una cosa, come mai il tuo nome comincia con la I lunga, esattamente come Juventus? Questa cosa l'hai spiegata, l'hai chiarificata a qualcuno prima di entrare in prima squadra? A me non sembra. Allora, Jacopo Segre, tu come gli altri che sbagliate i gol a porta vuota, sbagliate i contropiedi apposta, vi fate passare la palla bene e la date male, non finalizzate mai, fate morire le azioni offensive del Toro sul nascere apposta, sbagliate le parate al 92esimo apposta per farci prendere i gol in rimonta. Caro Jacopo Segre, Jacopo Ilunga come Juventus Segre, ti invito pubblicamente a fare una live sui tuoi social, a utilizzare i canali del Toro, conferenze stampa, comunicati, quello che vuoi. Ti devi comportare da uomo, da vero cuore toro, e devi spiegarci a tutti quanti quanti soldi ti dà la Juventus, quanti soldi ti dà Dybala per essere un infiltrato. Dopodiché ti accasi con la tua vera squadra, che non è il Torino Football Club, perché sì, amici tifosi granata, oramai tutti lo sappiamo, è chiaro come l'acqua che il derby, anche questo derby, l'abbiamo perso per colpa di Jacopo Segre, che non ha nemmeno giocato. Già, è entrato al 91esimo come Christian Eriksen. Sì, si è scaldato a bordo campo. Ma Jacopo, ma così per sapere, ma te la sei fatta la doccia? Perché anche se hai giocato 120-180 secondi, guarda Jacopo, che occhio, perché farsi più di una doccia al giorno non fa bene, eh? No, te lo dico perché insomma sei giovane, sei belloccio, insomma rovina la pelle, te la secca, ti indebolisce i capelli. Spero tu ne sia al corrente. Comunque, vabbè, questo è.